grazie a tutti e anche a coloro che mi hanno detto sono rimasti fuori, e desidero salutare anche loro. Mi dispiace. Bene, iniziamo la nostra serata, professoressa, con la prima domanda. Ma lei si emoziona ancora guardando le stelle? Ma io veramente non mi sono mai emozionata. Quando guardavo la prima volta, quando ero bambina, le stelle si vedevano ancora. Ed era un bello spettacolo, come vedere un bel tramonto, una bella alba. Ma insomma, poi... Oggi per noi le stelle sono oggetti di studio, e come gli entomologi li studiano gli insetti al microscopio, noi si studia le stelle al telescopio. Sono oggetti fisici, sono palloni di gas di cui studiamo temperatura, densità, composizione chimica, cerchiamo di capire quali sono le fonti dell'energia che le fanno brillare e come si evolvono, perché consumando energia si modificano e quindi anche le stelle nascono, invecchiano e muoiono. Quindi nulla di poetico, tu sappi alla fisica che si studia al laboratorio per capire di cosa sono fatte le stelle. Professoressa, lei ha definito il cielo il più antico testo scientifico esistente, sì. Però ci ha spiegato anche che i nostri genitori non guardavano il cielo per vederci il futuro. Dagli antichi, diciamo, ho detto il libro di testo più antico, perché pensate, i nostri lontani antenati che vivevano l'età della pietra e vedevano stavolta celeste, con tutti i puntini luminosi. Immaginatevi che impressione ci dà il cielo quando lo si può vedere, perché ormai credo i giovani non lo vedano mai perché c'è troppa luce. Ma chi si ricorda di averlo visto? Sembra di avere una grande cupola che avvolga la terra, e su questa cupola tanti puntini luminosi. E questo fatto meravigliava gli antichi e si sono cominciati a chiedere: ma che cosa sono i puntini luminosi? Hanno cominciato a osservarli, hanno visto che fra questi puntini luminosi alcuni mantenevano invariate le loro posizioni relative, cioè quelle configurazioni che noi chiamiamo le costellazioni, e poi c'erano degli altri che invece sembravano muoversi fra le costellazioni, e li chiamarono, i greci li chiamarono pianeti. Pianeti vuol dire planet, viene da una parola greca e vuol dire stelle erranti, che si muovono fra le stelle. E per capire che cosa volevano dire i movimenti ce n'è voluto di secoli, perché l'impressione che abbiamo è che questa cupola ruoti da est a ovest. Noi siamo al centro e osserviamo questo movimento. Questa è l'impressione che abbiamo. Per capire che in realtà è la terra che ruota da ovest a est, che noi non siamo al centro di nulla, per capire che cos'erano le stelle, a che distanze erano, di cosa erano fatte, ci sono voluti secoli e secoli, e le curiosità, le domande di generazioni e generazioni. È stata proprio la curiosità che è quella dote che distingue proprio la razza umana, questa curiosità che quella ci ha portato dall'età della pietra all'era spaziale. E io cerco lì appunto di raccontare un po' come da queste osservazioni pian pianino si sia cominciato a capire i movimenti delle stelle, i movimenti del sole, a capire la terra a ruotare su se stessa, a capire che era la terra a ruotare intorno al sole e non viceversa, secoli e secoli. Oggi non sappiamo che cosa sono le stelle, sappiamo di cosa sono fatte, sappiamo che le stelle sono dei grandi globi gassosi, dei palloni, degli enormi palloni di gas. Perché?
perché noi oggi misuriamo la luce bianca emessa dalle stelle e scomponiamo questa luce nei suoi colori monocromatici, dal rosso al violetto. Si fa passare la luce delle stelle attraverso dei prismi di vetro e questa è un po' come l'arcobaleno. E in questa serie di immagini colorate delle stelle, che gli astronomi chiamano lo spettro, in questo spettro ci sono scritte tutte le informazioni sulla natura fisica delle stelle,